Il Sud è una delle regioni più affascinanti degli Stati Uniti. Immense piantagioni di cotone si estendono dalla Georgia e dal Tennessee fino al Mississippi. In queste regioni, dai mille incanti e dalle mille sorprese, la natura ha mantenuto tutta la sua egemonia. Oggi bastano poche macchine per completare un raccolto, ma fino a pochi anni fa ogni fiocco di cotone doveva essere raccolto a mano, da mani di negri. Il cotone, il tabacco e il riso sono stati nei secoli colture estensive. I piantatori avevano bisogno di un clima caldo e umido, di pianure sterminate lungo il corso dei fiumi e soprattutto di uomini capaci di resistere a un duro lavoro e rassegnati a ricevere in compenso salari di fame. I coloni che lasciavano l'Inghilterra e l'Irlanda per la conquista del nuovo mondo, con l'ideale della libertà e la speranza del benessere, non avrebbero mai accettato di divenire braccianti nel delta del Mississippi.